Salve a tutti, oggi andiamo a vedere come installare uno stereo, quelli di nuova generazione. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare. Eccolo, andremo a installare questo stereo che è quello, diciamo, con lo schermo grande tipo tablet sul camper dove ho lo slot da un DIN chiamato, quindi quello singolo. Veramente ho anche il 2 DIN asportando questo cassettino, ma a noi non ci interessa, lo voglio installare quello da un DIN e mantenere il cassettino. Vi faccio vedere l'unboxing dello stereo che ho scelto da Amazon in base alle caratteristiche tecniche che io ritenevo opportune. Vi faccio vedere anche come montarlo, come installarlo correttamente e tutto quello che serve. Eccolo lo stereo, lo apriamo. All'interno troviamo le istruzioni, anche in italiano, insomma una serie di istruzioni dettagliate che vi favoriscono sicuramente il montaggio, diciamo, fai da te. Oh, questo è lo stereo, guardate quanto è grande, con lo schermo da 10 pollici, bellissimo. E questo, diciamo, è la slitta per il montaggio, con due prese USB per attaccarci con le pendrive o degli hard disk. Questo è il cavo di connessione, poi vi faccio vedere, e queste sono varie uscite, diciamo per subwoofer, insomma c'è scritto tutto quanto, video out, video in. Ok, e qua abbiamo i cavi che ci servono per il montaggio. Vedete, viene fornito in dotazione delle piastre di ancoraggio da un DIN, da due DIN a L e molte viti di fissaggio. Poi vi faccio vedere come funzionano. Microfono. E qui abbiamo i due connettori, quelli che generalmente si usano per tutti i veicoli. Un connettore ISO praticamente A. Questo va allo stereo e questo va ai cavi della vostra auto. Se ci fate caso, i pin sono uguali, ma è diverso il tipo di colori che va a finire. Vedete, qua c'è il giallo, invece qua c'è il rosso, a seconda di quello che avete voi in macchina, se avete l'A o il B. Diciamo, questi sono ideali per tutti i tipi di macchine. In più c'è anche questo, che è invece generico, se proprio avete un tipo di veicolo diverso. Non c'è più il connettore, questo ISO, dovete fare i collegamenti alla vecchia maniera col saldatore, ma comunque c'è scritto tutto, le casse, ovviamente sia in cinese che in inglese. Andiamo a montare tutto quanto. Ok, eccoci qua per l'installazione. Io ho scelto queste due lamelle che hanno la destra e la sinistra. L'ho posizionata in questo modo, adesso vi faccio vedere. Questa è la piastra, ho segnato i buchi, potete aiutarvi anche con un avvitatore, con un trapano, insomma. Una la metterò qua e una da quest'altra parte. Prendo delle viti Parker che non sono in dotazione, io ce l'avevo nella cassetta degli attrezzi, la posiziono come ho scelto. Queste sono, diciamo, autoforanti, abbastanza semplici da mettere. Una volta che ho predisposto gli attacchi, prima di montare il tutto, provate lo stereo. Allora, voi avete in dotazione per le auto europee due connettori, l'ISO A e l'ISO B. La differenza tra ISO A e ISO B sono due fili invertiti, praticamente l'accensione e la memoria, quindi la potenza sotto quadro, e la memoria, che quindi quando il quadro è spento lo stereo rimane comunque memorizzato. Quindi fate delle prove, se vedete che quando spengete l'auto, spengete lo stereo e lo riaccendete, non ha più in memoria le stazioni radio, per esempio, delle impostazioni che avete fatto, mettete il connettore ISO B. Io l'ho lasciato apposta il portaoggetti perché faccio uscire i fili da là, in modo tale che poi possa mettere dentro penne USB, qualsiasi cosa, hard disk, vedete? Lo faccio passare qua dentro, ho fatto un buco apposito, lo faccio passare, ecco, così, e lo rinfilo. Poggio lo stereo qua sopra, incastro il tutto, attacco il connettore dietro lo stereo, in questo modo qua, semplicissimo, attacca. L'antenna qua dietro con l'adattatore, ok. Attacco anche il microfono, vedete qua,
su mic in, così me lo trovo già fatto. Questo serve per chiamate, per avere un audio migliore, se no è già previsto un microfono built in, che però sicuramente questo funziona meglio. Piano piano, questa è la fase un po' più delicata. Poi faccio combaciare queste due viti qui come avevo predisposto e prendo le viti in dotazione, queste grandi, con il cacciavite e le avvito lo stereo in posizione. Ne metto due per parte. Ok, adesso conclusa l'installazione, vedete, ho messo le due viti, ho fatto passare il filo, adesso appoggiato così, però ho già controllato che ci passa, lo finisco di inserire tutto lungo la guarnizione del, diciamo, del cruscotto là sotto, lungo il cosciale e sotto il tetto, perché così ho il microfono all'altezza del guidatore, vedete, in questo modo qua. Imposto data e ora corretti e poi vi faccio vedere, collego anche il telefono, vi faccio vedere come funziona. Ok, ho impostato tutto quanto, ho agganciato anche il telefono con l'app AutoLink, infatti vedete che mi dà la batteria, la carica, il segno del Bluetooth che è acceso, è una presa USB dedicata, ho attaccato anche un hard disk esterno molto grande e lo sta facendo funzionare, quindi insomma avete la possibilità di sbizzarrirvi in tutti i modi. E ho fatto funzionare le varie app. Qui abbiamo audio e video. Adesso per esempio ho preso un video che avevo sull'hard disk fatto col telefono, guardate che qualità, che immagini, queste sono le mie bimbe quando erano piccole. C'è anche la possibilità di sentire la musica, qui avete tutta la lista, per esempio foto, video, musica. Prendiamo per esempio una canzone, canzone per bambini, quella del moscerino. Quindi funziona tutto quanto. Sulle app qui abbiamo la possibilità, ovviamente se avete l'Apple dovete spingere Apple CarPlay, se avete Android Auto, quando usate l'app AutoLink, che poi ve la metto in descrizione, vi collega con il telefono, spingete Android Auto, vi mette il navigatore e poi tutta una serie di app che voi avete sul telefono. Le potete anche personalizzare, avete la possibilità di personalizzare il logo d'avvio, per esempio Alfa Romeo, Dacia, Mini, quasi tutte le auto. È un Fiat, metto Fiat, ok, salvo le modifiche, riavvio e quindi praticamente adesso all'avvio compare lo stemma, il logo della Fiat. Funziona bene, l'avvio è abbastanza veloce, potete personalizzare anche gli sfondi, insomma un sacco di cose, potete mettere un logo, un'immagine personalizzata. Adesso è inutile che vi sto a descrivere tutte le funzioni di uno stereo normale. Ho notato che se spingo il meteo, adesso ci sono 33 gradi e cielo per lo più soleggiato. Stanotte si prevedono 27 gradi e cielo sereno. Vi legge anche i messaggi WhatsApp, insomma un po' di cose. Potete vedere anche i video durante una marcia. Allora, io ve lo sconsiglio di guidare e guardare il video, infatti io non lo farò, però siccome questo è un camper, automaticamente ci sono i bambini e magari loro guardano un video e voi invece guidate. Da qua, impostazioni, impostazioni di visualizzazione, video, divieto interruttore, se lo tenete spento automaticamente potete vedere i video, se lo attivate quando il veicolo è acceso o in marcia voi il video non lo vedete, quindi insomma è facilissimo, non c'è da fare nessun ponticello, nessuna cosa, è via software direttamente. Ha la possibilità di avere una retrocamera che io ho e la devo installare, quindi vi farò vedere poi pure l'installazione della retrocamera, adesso non è installata quindi non funziona. Ok, alla fine è un'operazione semplicissima, vi ho fatto vedere, basta mettere le staffe dietro e avvitarci lo stereo sopra. Oh, i pro è che ha tantissime funzioni, potete vedere video col telefono, senza telefono, con l'USB, al navigatore quando attaccate il telefono, quindi via cavo, il microfono per le telefonate extra, la possibilità di attaccare anche se avete subwoofer o comunque impianti molto potenti, perché va direttamente con le uscite preamplificate, diciamo, insomma fa da sorgente per tante cose, avete visto dietro a molte porte, l'ingresso per la micro SD, però ha un difetto molto grande, cioè quello che lo dovete lasciare montato, cioè non si può né sfilare lo schermo né staccare, insomma deve rimane montato. È un difetto per chi per esempio deve lasciare l'auto per strada, insomma sì, se montato in questo modo si vede lontano un chilometro, però è anche un pregio, nel senso che comunque alla fine è molto difficile da portare via, nel senso non come gli stereo normali con un cacciavite, ma qua bisogna svitare le viti.
volendo vendono, esistono delle viti, vi metto il link in descrizione, che possono soltanto essere avvitate, quindi poi dopo non possono più essere smontate facilmente, quindi ci vuole poi un attrezzo particolare, oppure viti che hanno dei cacciaviti particolari per essere avvitate. Una volta avete messo 6 viti all'interno e 4 sullo stereo all'esterno, insomma, per portarlo via lo devono rompere, quindi è un pregio e un difetto, fondamentalmente è un difetto. Io avrei preferito che magari questo si sfilasse e rimanesse soltanto la parte, diciamo, attaccata, come se portate via un tablet. Io nel camper non ho questo problema perché comunque ce l'ho dentro casa, però magari qualcuno che lo deve lasciare in strada il problema sussiste. La facilità di installazione è estrema, avete già tutto in dotazione, non ho dovuto aggiungere niente se non le viti Parker, si possono cambiare gli sfondi, si può personalizzare in tutti i modi, quindi io l'ho trovato abbastanza carino. Potete collegarlo con il telefono e avere tutte le app che sono sul telefono, quindi insomma alla fine è un bello stereo, sono soddisfatto. Spero di esservi stato utile, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare, non è stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.